marijuana all'isola 2017. Giulia Calcaterra fa chiarezza, ero in hotel con gli altri. Fanpage.it ha contattato Giulia Calcaterra in seguito alla valanga di polemiche che l'ha investita dopo l'intervista rilasciata a Striscia la Notizia a proposito della sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2017. A chi sostiene che il suo racconto sia inventato, spiega, ero in hotel insieme agli altri naufraghi, siamo partiti tutti insieme da Linate. Dopo l'intervista rilasciata a Striscia la Notizia a proposito della sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2017, Giulia Calcaterra è stata investita da una valanga di polemiche. Concorrente dell'edizione andata in onda lo scorso anno, è stata uno tra i personaggi più rappresentativi dell'isola, tanto da guadagnarsi l'appellativo di Wonder Woman. Bellissima, sempre pronta a cimentarsi nelle prove leader più estreme, spesso vincendo, Giulia è stata una naufraga perfetta e, soprattutto, molto attenta all'universo che la circondava. È per questo che, con cognizione di causa, ha rivelato alcuni episodi poco chiari che hanno scandito la sua partecipazione al reality. La polemica che ha investito Giulia sono molti quelli che, terminata l'intervista di Giulia a Striscia, si sono detti certi che l'ex naufraga avesse inventato tutto. Come è noto, la Calcaterra è entrata a far parte del cast ufficiale del reality solo quando il gioco era già iniziato. Ha, infatti, dovuto sostenere un televoto con Elena Morali e Desiree Popper, prima di catapultarsi in Honduras. Gli spettatori hanno quindi dedotto che, essendo arrivata nel gioco in un momento diverso, Giulia non avrebbe potuto sapere quanto era accaduto ai naufraghi durante la permanenza in hotel. In realtà, come spiega oggi a fanpage.it, le cose non stanno in questo modo, io ero in albergo e come con gli altri. Partita da Linate insieme a tutti quanti. Per il resto, non ha intenzione di aggiungere altro. È stanca di questa storia e, impegnata con il suo lavoro nel campo del fitness, non ha intenzione di perdere ancora tempo con questioni che non suscitano in lei alcun interesse. Le accuse all'Isola dei Famosi nell'intervista rilasciata a Striscia la Notizia, Giulia era stata chiarissima. Sosteneva che fosse circolata marijuana anche nella sua edizione del reality. Sì, ho sentito che si dicevano tante cose e ho visto tante cose. I naufraghi fumavano marijuana fuori dal programma, prima che il gioco iniziasse. La marijuana veniva utilizzata a scopo ricreativo. Fumavano liberamente in hotel. Su 14 o 15 concorrenti, 3 o 4 fumavano. Ha poi aggiunto che la produzione avesse palesemente favorito Raz Degan fino a portarlo alla vittoria. Il primo intervento sui social dopo l'intervista attaccata fin da subito, l'ex velina di Striscia la Notizia si era immediatamente difesa attraverso i social network, spiegando di avere accettato di parlare dopo un anno in virtù della gratitudine che la lega alla trasmissione che l'ha lanciata, regalandole la popolarità. Ha aggiunto, infine, di non essere alla ricerca di notorietà spicciola, avendo diradato i suoi impegni in televisione per scelta già da tempo.